valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Ah, buongiorno, buon venerdì cari telespettatori, oggi siamo il 3 giugno, ieri c'è stata la festa della Repubblica Italiana, abbiamo avuto in studio con la, chiaramente con la valigia della telefonata il caro Cesare Cadeo che risaluto con tanto affetto. Bene, facciamo due saluti, poi andiamo in pubblicità e vi presento l'ospite di questo venerdì, ringraziamo l'International Artist a Franco e a Mimmo Catullè, alla regia Damiano Conchiere, la regia audio Carlo Liva, assistente di studio Lucy Fish. Un ringraziamento a Mattia Pagliarulo, dottor Mattia Crucellina, gmail.com. Andiamo in pubblicità e poi vi presentiamo l'ospite della giornata. Go Hair, due saloni di bellezza di Olga Romanova, uno in via 25 aprile 46 barra A e l'altro in via Vittorio Emanuele 40, dove la professionalità, la serietà, l'organizzazione, non ci sono veramente paragoni perché sono i numeri uno. Pensate un po' alla promozione del mese di maggio, un trattamento solare in omaggio, pensate che costava 12 euro, e Go Hair vi fa questo grande regalo. Ciao Olga! Bijan Tappeti Pregiati, l'architetto Bijan, uno dei più grandi importatori di tappeti orientali, in via Ambrogiovilla 58 a Melzo, dove si trova il suo showroom, dove si possono visitare tappeti nuovi e antichi, moderni e classici. Promozione del mese, lavaggio e restauro del vostro tappeto con il magnifico sconto del 20%. Non perdete l'occasione. Ciao Bijan! Queen, sulla strada padana rivoltana a Liscate, una grande realtà dove c'è un'ottima cucina, un'ottima pizzeria, ma soprattutto il fine settimana grande divertimento con il karaoke, le grandi emozioni della musica dal vivo. Un saluto prestigioso e grandissimo a Roberta ed Elena. Pegaso Bar, una bellissima realtà dove tutte le sere c'è un ottimo happy hour dove si possono degustare un sacco di cose buone e il fine settimana una pericena con grandi sorprese. Ciao Giancarlo! Antico Vapore a Melzo, il ristorante più antico di Melzo, ha cambiato gestione e offre alla gentile clientela cucina calabrese, casareccia, romana e locale, le migliori carni della zona e pesce fresco tutti i giorni, aperitivi e stuzzicheria di prodotti della regione della Calabria. Venerdì, ottimo pericena a partire dalle 19.30 con musica dal vivo. Ciao Lucia! Autodemolizioni Ferrari, in via Grandi 5 a Pessano con Bornago, un'azienda molto seria dove potrai trovare ricambi nuovi ed usati di tutte le marche e in più da settembre puoi acquistare i ricambi che volete direttamente sul portale, comodamente da casa vostra. Ciao Stefano! Match Point, a Caponago in via dell'Industria 4, una bellissima realtà immersa nel verde, aperto tutti i giorni, dove il divertimento è assicurato. Un estivo bellissimo con giochi per bambini, da lunedì a venerdì a pranzo un'ottima cucina, il mercoledì alle 21.30 una birra media a soli 3 euro e tutte le sere pizza con forno a legna servita a lume di candela. Ciao Gigi! Ma ben ritrovati cari telespettatori in questo venerdì, dai, oggi è una puntata molto carina e non esito tanto nel presentarvi questa grande artista, è un personaggio molto, molto simpatico, anche dal suo look ci piace molto, ecco. Suona il piano da sempre, ha sempre avuto voglia di cantare, non esito nel presentarvi questo grande personaggio di nome Anna Nani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, come stai Anna? Bene, bene, bene. Ha un bellissimo nome perché anche mia figlia si chiama come te, guarda che roba. I casi della vita. I casi della vita. Senti, io so, vabbè, che tu suoni il pianoforte da quando sei bambina, no? Se vogliamo mettere senso pratico. La tua telecamera è quella. Sì, sì, ho visto, visto. Da quando avevo 6 anni più o meno. Ho cominciato a suonare a 6 anni, ero ancora alla materna quando ho cominciato a rompere le scatole ai miei genitori per voler andare a scuola di musica. Mi hanno messo alla prova, è stata una sorta di sfida, mi hanno sfidato e io ho vinto.
hai vinto, ma hai vinto bene, perché poi tra l'altro è una passione che hai mandato avanti col tempo, diciamo ti sei perfezionata anche sul canto, il tuo desiderio era quello di suonare il pianoforte, no? Dirigere l'orchestra veramente era il mio desiderio più grande, poi la vita ci porta a fare altre cose e la musica però è rimasta sempre nel mio cuore, nella mia vita e mi rappresenta. Senti, ma te brava, bello, ci piace molto, sì. Senti, ma il tuo idolo chi è? Chi è il tuo idolo, diciamo, a chi ti ispiri? Fabrizio più? De André, prima di tutti. Poi dopo Rino Gaetano, dove mi accostano, anche Gaber, io amo Gaber. Il tuo look si addice molto al look del 78 di Rino Gaetano, però lui entrò, se non sbaglio, al festival all'Ariston, se non ero lo facevano già all'Ariston, il festival di Sanremo nel 78, perché loro lo facevano nel casino del teatro del casino di Sanremo, i primi festival, poi l'hanno spostato all'Ariston. Aveva un cilindro però il lui. Un cilindro, ok, aveva. Ecco, se non ricordo male. E l'ukulele anche, se e non sbaglio. E l'ukulele, la chitarrina Hawaiana, ecco. Che ha cantato Gianna. Ecco, bravo. Che è arrivato ultimo. Sono è arrivato ultimo. Però la sua canzone è rimasta ancora, diciamo, alle hit più assolute, perché facendo le serate, quando canto Gianna, la gente salta sui tavoli. Perciò, diciamo, le vere canzoni sono quelle che sono nate in quei tempi, cioè a fine anni 60, tutti gli anni 70 e fino all'85/88 sì, massimo, sono quelle che rimangono ancora in testa. Cioè, ti ricordi qualche canzone di questo festival? Oddio, mi metti in difficoltà con l'interrogazione a sorpresa. No. Hanno vinto gli Stadio. Sì, ma ti ricordi la melodia? No, neanche una. Ecco. No, come mai, ragazzi? Mentirei se dicessi sì. Come mai le canzoni degli anni 60, 70 di Sanremo rimangono ancora attualissime e quelle di oggi si dimenticano il giorno dopo? Vuol dire che purtroppo le vere idee ce l'avevano i nostri papà, se vogliamo mettere al senso pratico, perché se mio padre fosse ancora in vita, negli anni 70 aveva gli anni giusti per fare delle canzoni, perché mio padre era il 48, ecco, chi aveva avuto i genitori dal 45 al 50, al 55, erano quelli che erano proprio la fermentazione proprio delle idee, delle melodie, che poi sono rimaste fino ai giorni d'oggi, che non è poco, Senti cara, io so che nel 2008 hai partecipato al primo concorso, il premio Poggio Bustona, sì. Dedicato a chi? A Lucio Battisti, il grande. Facciamo un applauso, Lucio Battisti. Ah, Poggio Bustone. Poggio Bustone. Bustone, certo. Provincia di Rieti. Provincia di Rieti, chiaramente lui era di lì. Se il non paese era, di origine, no? Proprio, sì, c'è la casa lì. C'è la casa ancora, il padre che campa ancora, se non erro, di Lucio Oddio, Battisti. Non so se vivo o no, hanno fatto un'intervista. Sì. Vabbè, e sei arrivata in semifinale. Con quale brano? Cane e gatto. Ma è un inedito? Sì, l'avevo scritto io. Ah, che bello. Ispirato alle vicende del mio cane e del mio gatto di allora, che poi era una metafora per i rapporti, no? Uomo-donna, no? Ah, ok, quindi... era un paradosso. Sì, era un paradosso. Ho capito. Vabbè, poi chiaramente dopo questa manifestazione molto importante, perché fare una manifestazione dedicata a Lucio Battisti, diciamo nel suo paese di origine, è stata molto risentita, no? Cioè c'era molta gente sicuramente. Sì, sì. Ecco, poi da lì hai incominciato a fare molte serate di piano bar, sì. Che io dico sempre, cari telespettatori, se volete fare i cantanti, voi non dovete andare a un karaoke e farvi vedere che fate due canzoni, perché se volete fare una serata, arrivata alla decima canzone, che siete già morti. Per fare i cantanti bisogna fare le serate. Le serate strutturano l'artista, insegnano a stare su un palcoscenico, che non è facile realmente. Cioè è difficile saper stare su un palcoscenico. Perciò voglio dire, vabbè, questa è una cosa che dico io sempre. Fino al 2012 chiaramente hai fatto piano bar, no? Sì, sì. Ecco, è stata portato una bella... anche pazienza, perché tu sai che il piano bar tempra anche caratterialmente, perché non sono tutti lì per ascoltarti spesso e volentieri, vengono lì per farsi i fatti loro e tu diventi un sottofondo tipo radiofonico. Sì, diventi, è normale. Guarda, io ho 26 anni di musica dal vivo, quindi, tante volte ho dovuto cantare davanti a tre persone che neanche mi guardavano. Quindi puoi ben capire... Ti capisco molto bene. Poi, nel 2012 hai partecipato a un grandissimo concorso che ti ha dato modo di conoscere Christian Zecchin. Che è il mio attuale produttore. Che è il tuo attuale produttore. Della Z Production. Che salutiamo, della Z Production.
Production, salutiamo tantissimo. Bene, grazie, ci sta, certo. In questa occasione cosa è successo? In questa occasione portavo una canzone che si chiamava La lista della spesa. Io sono sempre un po' particolare nei titoli ma anche nei contenuti. E mi ha notato, ha capito in qualche modo quello che era il mio stile, il mio modo di raccontare le cose, e mi ha proposto di lavorare insieme. E da lì è nata la prima collaborazione, che è sfociata nel primo video, che era Tempo in promozione, che è su YouTube tra l'altro, da vedere, che era una sorta di denuncia, no? Che adesso è estate, praticamente sono appena finite le scuole, stanno già vendendo i diari per l'anno scolastico che comincerà tra 3 mesi. Cioè. A settembre arriveranno Halloween, quando arriva Halloween ci sono già i primi panettoni, arrivi i panettoni e c'è già carnevale, per dire. Un'anticipazione, sì, ecco. Vediamo se insomma. Senti, è successo che ho conosciuto un certo Zucchetti. Con chi collabora Zucchetti? Zucchetti Bruno, per chi lo conosce, è un grandissimo tastierista, un grandissimo arrangiatore. Ha fatto l'ultima tournée proprio recente, appena finita, di Cesare Cremonini. Cavoli! E ha lavorato con Eros Ramazzotti, è stato in tournée, la tournée degli stadi, la prima mi pare della Pausini, adesso non vorrei dire, Mario Lavezzi, un con grande. Cato. Facciamo un applauso a tutti Caparezza. Questi artisti italiani che sono di altissimo livello. Senti, vabbè, allora a questo punto io so che tu hai fatto, diciamo, un EP, se vogliamo. No, proprio un CD, otto canzoni. Come le lettere del mio nome. Ah, beh, certo, Anna Nanni. Otto canzoni, dire. Bellissima, bella questa combinazione, no? Perché anche Ligabue aveva fatto sette date, perché Luciano, Ligabue, sono 7 lettere per ogni nome e cognome. Aveva fatto 7 date per questo significato. Senti, allora io direi di portarti in posta. Vieni cara Anna, dall'album chiaramente Click, quest'oggi la nostra Anna Nani ci presenta il brano Sake. Grazie. Ho visto cose che voi umani non potete immaginare, vengo da un paese dove non esiste mare, la mia pelle cambia colore a seconda dell'umore, ditemi da che parte avete cuore. Mi potreste spiegare per favore la storia delle elezioni? Che senso andare a votare se le promesse sono opinioni? Vi darò lavoro e fede nel futuro, il libro dei sogni all'incanto, perché non vi offrono in cambio oro puro, sono sirene che usano il canto. Sapete che vi dico, votate per me, sono un alieno onesto più di un re, vi ciberò con dell'ottimo patè, brindando con questo sakè. Prima di approdare sul pianeta Terra, ho viaggiato in galassie dove non c'è guerra, mi hanno colto come fossi un loro cittadino, da quando sono qui mi danno del clandestino. Mi potreste spiegare per favore la storia delle elezioni? Che senso andare a votare se le facce sono poi dei cloni? Vi darò lavoro e fede nel futuro, il libro dei sogni all'incanto, perché non vi offrono in cambio oro puro, sono sirene che usano il canto. Sapete che vi dico, votate per me, sono un alieno onesto più di un re, vi ciberò con dell'ottimo patè, brindando con questo sakè. Per un guasto al motore, vengo da un paese dove non c'è dolore, non so cosa sia la violenza, essere diversi da noi è un'eccellenza. Mi potreste spiegare per favore sta storia delle elezioni? Che senso andare a votare se cambia nome alle tassazioni? Vi darò lavoro e fede nel futuro, il libro dei sogni all'incanto, perché non vi offrono in cambio oro puro, sono sirene che usano il canto. Votate per me, sono un alieno onesto più di un re, vi ciberò con dell'ottimo patè, brindando con questo sakè. Mi potreste spiegare per favore sta storia delle elezioni? Che senso andare a votare se le promesse sono opinioni? Vi darò lavoro e fede nel futuro, il libro dei sogni all'incanto, perché non vi offrono in cambio oro puro, sono sirene che usano il canto. Sapete che vi dico, votate per me, sono un alieno, onesto più di un re,
Go Hair, due saloni di bellezza di Olga Romanova, uno in via 25 aprile 46 barra A e l'altro in via Vittorio Emanuele 40, dove la professionalità, la serietà, l'organizzazione, non ci sono veramente paragoni, perché sono i numeri uno. Pensate un po' alla promozione del mese di maggio, un trattamento solare in omaggio, pensate che costava 12 euro e Go Hair vi fa questo grande regalo. Ciao Olga! Bijan Tappeti Pregiati, l'architetto Bijan, uno dei più grandi importatori di tappeti orientali, in via Ambrogiovilla 58 a Melzo, dove si trova il suo showroom, dove si possono visitare tappeti nuovi e antichi, moderni e classici. Promozione del mese, lavaggio e restauro del vostro tappeto con il magnifico sconto del 20%. Non perdete l'occasione. Ciao Bijan! Queen, sulla strada padana rivoltana a Liscate, una grande realtà dove c'è un'ottima cucina, un'ottima pizzeria, ma soprattutto il fine settimana grande divertimento con il karaoke, le grandi emozioni della musica dal vivo. Un saluto prestigioso e grandissimo a Roberta ed Elena. Pegaso Bar, una bellissima realtà dove tutte le sere c'è un ottimo happy hour dove si possono degustare un sacco di cose buone. E il fine settimana una pericena con grandi sorprese. Ciao Giancarlo! Antico Vapore a Melzo, il ristorante più antico di Melzo, ha cambiato gestione e offre alla gentile clientela cucina calabrese, casareccia, romana e locale, le migliori carni della zona e pesce fresco tutti i giorni, aperitivi e stuzzicheria di prodotti della regione della Calabria. Venerdì, ottimo pericena a partire dalle 19.30 con musica dal vivo. Ciao Lucia! Autodemolizioni Ferrari, in via Grandi 5 a Pessano con Bornago, un'azienda molto seria dove potrai trovare ricambi nuovi ed usati di tutte le marche, e in più da settembre puoi acquistare i ricambi che volete direttamente sul portale, comodamente da casa vostra. Ciao Stefano! Match Point, a Caponago in via dell'Industria 4, una bellissima realtà immersa nel verde, aperto tutti i giorni, dove il divertimento è assicurato. Un estivo bellissimo con giochi per bambini, da lunedì a venerdì a pranzo un'ottima cucina, il mercoledì alle 21.30 una birra media a soli 3 euro e tutte le sere pizza con forno a legna servita a lume di candela. Ciao Gigi! Ma che bello, ma che brava che sei, Anna! Grazie mille, questo grazie. Brano veramente straordinario, fai molto caparezza in cromosomo XX, se vogliamo, il femminile. Grazie. Beh, cavoli, mi ha consigliato bene la Rihanna. La Rihanna è brava, il mio angelo custode, la Rihanna. Ecco, che la salutiamo tanto anche. Ciao Rihanna, grazie. E comunque, niente, io ti auguro veramente di avere un'estate bella, fruttuosa. Speriamo. Ecco, la tua musica. Stiamo seminando. Ecco, vuoi dare qualche indirizzo Facebook? Dove Su Facebook Anna Nani mi si trova, tutto in maiuscolo, mi trovate, seguitemi, scrivetemi anche se vi piace, quant'altro, poi su Rockit. Metti sulle date poi eventualmente, che magari ti su verrà. Rockit è possibile, c'è la mia pagina, anche gli artisti, è possibile ascoltare tutto il CD, quindi magari uno prima di comprarlo dice lo voglio sentire, lo ascolta in streaming. E su YouTube c'è il video sia di Sacchè, di De Balzane, che del secondo singolo. Bene, bene, io sono stato molto contento quest'oggi, questo venerdì, di avere un ospite così bizzarro, così carino, con questa musica molto, molto originale. Signori e signori, con noi questo venerdì è stata, diciamo, la fatta da padrona, Anna Nani. Grazie mille, è stato un onore per me essere qua con voi. Grazie, grazie per aver accettato l'invito dalla valigia degli artisti. Bene, cari telespettatori, noi siamo giunti a venerdì, chiaramente lo sapete, devo fare dei ringraziamenti all'International Artist di Franco e Mimmo Catullè, a Damiano Conchiere alla regia audio Carlo Oliva, assistente di studio Lucy Fish, a Mattia Paiarulo, dottor Mattia @gmail.com, un bravissimo manager, che dire, oggi siamo venerdì, state pranzando, arriva il weekend, un weekend molto caldo, dicono andate al mare, andate dove volete, ma andate piano in macchina, mi raccomando, perché il weekend devono andare avanti tutta la vita, è la classica menatina che fa il Rudy ogni fine settimana, lo faccio perché voglio che la vita continui per tutti. Nel frattempo io vi abbraccio con tanto affetto, è stata una settimana bellissima, abbiamo avuto Anselmo Genovese, Cadeo, c'è stata la Vanessa, c'è stato Jim Malaga che è un grande, vi abbraccio di cuore e noi ci vediamo lunedì sempre con la valigia degli artisti. Buon fine settimana a tutti, ciao!
valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio.